chiusa lo scorso primo agosto nella straordinaria cornice di Villa Tuscolana a Frascati la rassegna musicale Sotto le Stelle, che ha visto varcare le porte della location storica dei Castelli Romani artisti unici che hanno portato repertori diversificati dal flamenco alla musica classica. Dopo l'apertura con il Juan Lorenzo Quartet e il suo flamenco ed il duo composto da Liliana Bernardi al violino e Francesco Taranto alla chitarra, a chiudere la rassegna è stato il duo d'eccezione formato dai pianisti Massimiliano Negri e Daniela Ignazzitto, in una esecuzione a quattro mani di musiche di Grieg, Dvorak, Brahms, Rachmaninoff, Barber e Rubinstein. Il collaudato duo, intitolato a Goffredo Petrassi, individua le proprie radici nella grande scuola pianistica di Liede Barberis, maestra d'arte e di vita di ambedue gli interpreti, e intende non rappresentare semplicemente la memoria storica del passato, ma continuare a far vivere la tradizione di una scuola pianistica ancora esemplare e importante riferimento per i giovani talenti. Qui Liede Barberis trascorreva le vacanze estive, e quindi noi proseguiamo questo percorso proprio laddove lei veniva già da tanti anni. E siccome io abito vicino a Frascati, lei mi telefonava e mi diceva: Massimiliano, venga che sono qui a Villa Tuscolana. Lei leccese di origine ma ormai romana d'adozione, abitava a Piazza Bologna, quindi io in un attimo la raggiungevo e qui eravamo insieme a parlare di musica e mi raccontava aneddoti che non avrei mai smesso di ascoltarle. Il duo prevede dei concerti futuri a novembre a Foligno, dove io personalmente ho conosciuto Liede Barberis nel 97, era l'anno del mio diploma, e quindi per me sarà un concerto molto emozionante sicuramente. Suoneremo all'auditorio di San Domenico di Foligno. Abbiamo in previsione anche un concerto a Lisbona, perché io vivo a Lisbona già dal 2001, e suoneremo in diretta per la radio classica di Lisbona, Antenna 2. Lì suoneremo probabilmente un programma centrato appunto sul repertorio italiano. Dobbiamo ancora decidere, siamo artisti quindi dobbiamo un attimino pensare, e poi sì, abbiamo programmi di espandere questo duo anche ad altri paesi oltre all'Italia e al Portogallo.